cos'è? Beh, ti presento un'amica, si chiama Chitarra. Piacere. Vuoi sentirla? Ok. Ok. Promettimi di non ridere. Non riderò. Promesso. Mi voglio fidare. Ed è in Orlando, sai, che io ti troverò, ovunque tu sarai, ti triggerò. E stringerò il controller fra le mani, mentre cercherò il tuo hitbox, che splendido nell'ombra apparirà, pimpato come adesso, non lo sono stato mai. E quando la reazione avviene, se davvero mi vuoi bene, tieni giù lo scudo e la mia climber arriverà. Ma va, 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 ma va, 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 va. Ecco fatto. Beh, è terribile. Lo prendo come un complimento. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati su Esa Twitch. Grazie mille Frullato Gaussiano e Tetro Risvolto, grazie del Prime, ben ritrovati. Siamo ovviamente qui con Elden Ring, Blind Run, siamo nel DLC e in una un piccolo passo per in realtà il Senza Luce l'ha fatti di passi quasi tutti più lunghi della gambetta. Necessità oggi di fare le cose in modo ordinato, perché se le cose sfuggono poi si finisce dove non bisognava neanche finire e si vedono cose che, onestamente, che farne, che dirne, no? Tutto nasceva da una mia curiosità. Noi arrivammo erroneamente, incredibilmente aggiungerei, non mi ricordo neanche esattamente da dove, ah, probabilmente da qui, sì, scendendo qua, arrivammo qui e poi qui e poi qui e poi qui, no? Qui c'era un piccolo dungeonino, qua c'è una cosina, eccetera. Oh mamma, ma questo entra nella roccia. Ah, ma è quello che sentivamo dall'altra volta. Ah, vi ricordate che noi avevamo trovato il falò qua e qua si sentivano dei rumori? Ma qua ci sono tipo due draghi che si menano? Non mi ricordo. In ogni caso, voglio fare questa esplorazione. Punto numero uno, voglio capire cosa c'è qui in questo paesello, che ci saranno delle bazze. Punto numero due, qua c'è un laghetto. Punto numero tre, qua c'è una costruzione. Punto numero quattro, lo facciamo sul serio. Punto numero 4, questo. Poi sto lago qui, sarà un punto numero 5, ma mi fermo qua. Quindi andiamo filati a quello che ho battezzato essere il punto numero 1. Senza perdersi di vista gli obiettivi primari. Vediamo quanto vogliamo schiattare di caduta però, eh. Ok. Ah, qua c'è poco da star tranquilli. Questo, se non ci ha visto, ci vedrà, quindi tanto vale ucciderlo. Oddio, forse in realtà no. Questo è un accampamento bello grosso. E ben ben, ce ne sono tanti. Attenzione che due di questi insieme... Due di questi insieme con troppa altra gente non ci farebbero propriamente simpatia. Quindi se riusciamo a farli uno alla volta... E là c'è la croce di Marika, tra l'altro. Abbiamo visto una croce di Marika. Ok, ok, ok. Calma e sangue freddo. Il ragazzo a cavallo è grosso.
ma deve essere punito, altrimenti non ne usciamo. Tra l'altro potevo troppo guardare l'armatura prima di venire qua, perché con il personaggio che abbiamo affinato posso sicuramente indossare più di ciò a cui sono abituato. Ok. Ehi, sciocco io a pensare che non mi avresti raggiunto. Ehi. Ok. Bellissimo. Figo dargli il colpo di grazia così. E guardate questo che è morto sul cavallo. Oh, è venuta un po' di figaggine. Un po' di figaggine è venuta fuori così, in apertura. E va bene, adesso abbiamo un accampamento che è questo e non è il villaggio del punto numero uno. Poi c'è anche il lago del punto numero due. Sappiamo che da qui invece era partita tutta la digressione folle dell'altra volta. Non ho intenzione di farla. Quindi prenderei sul serio, anche se mi affaccio un attimo proprio. Ok, là si va dal lago che abbiamo già visitato, perfetto. Prenderei sul serio questo accampamento, del quale probabilmente abbiamo già ucciso, non dico i due nemici più forti, ma due tra i nemici più forti sicuramente sì. Passiamo dalla parte qua di terra più densa. Qua vediamo Mesmer, i pezzettini di Mesmer, come cavolo si chiama, la bragia di Mesmer. Entriamo qui, buongiorno. Dai. Vedete tutti con il fuoco, no? Quindi questi sono cavalieri di Mesmer, chiaramente. O Mesmer, poi non so perché mi sono messo a chiamarlo alla francese. Sapete che bere non è una categoria? Ok. Qua. Due troni. Ok, lì un oggetto che ci fa molta voglia. Là qualche altra guardia. Qui c'è il sentiero principale. D'accordo. Là rovine, alberi e il famoso picco. Lollobz, sei arrivato oggi per la prima volta. Da un bel po' che abbiamo questo copricapo. Ah, c'è un altro di quei cavalieri. Molto bene, questo speravo di trovare, ovviamente. D'accordo. Tenere separate. Risettare. Tenere separate le cose sarebbe la cosa migliore. Cioè, tu dovresti morire tipo adesso. Ok, ok. Grazie, Macheo. Ah, là c'è una. Una ragosta che avevamo visto dall'alto. Mi è sparito il cavaliere. Oh, vabbè, è andato a farsi un giro. Non necessariamente gli dedicheremo troppe attenzioni, eh. Sta bragia. Sembra che qua non ci sia altro. Non vorrei essere superficiale, ma mi pare che non ci sia davvero nient'altro da vedere. Quindi vorrei provare ad affacciarmi qui. Lì c'è un punto di grazia. Ovviamente, essendo che c'era la croce di Michela, non poteva che esserci un punto di grazia. Ah, devo dire che mi trovo abbastanza incuriosito dal lago in questo momento. Perché se il punto di grazia è tipo qui... Vabbè. Sentite, andiamo di là. Prima di fare le cose per bene, facciamole per male. Hop. Che punto è quello lì che ho sognato? Il 2. Sì, andiamo al punto 2. È che mi sta sulle palle sto tizio che mi ronza intorno. Scusate, lo dobbiamo ammazzare perché... Ehi! È che è talmente perfetto con la luna velata buttarlo giù. Sto frammento di osso benedetto dà l'idea comunque di essere un oggetto importante, eh? C'è un materiale che evidentemente vale qualcosa. Ci sono sempre state queste cose di questo terriccio che vola verso il cielo? Probabilmente sì. Andiamo al lago, però passando anche di qua. Ehi, musica da nemici. Ma è tutto qui. Dai. Ok. Lago che vuol dire ovviamente ragosta tonante.
Vediamo se qua c'è qualche oggettucolo. Però la ragosta tonante ce la dobbiamo fa. Per quanto non sia proprio uno dei nemici più amabili ad affrontare. Però io voglio credere che nasconda qualche cosa. Vediamo la luna velata come se la cava con la ragosta tonante. Non me lo ricordo assolutamente. Ah, là c'è un salire. Ah, che a dire il vero potrebbe quasi avere un senso. Ma andiamo di Aragosta. Sì, c'è qualche oggettino qua nel lago, si intravede. Vieni mo. Merda, non gli ha fatto né caldo né freddo. Posto. Ehi, non avrai gittata infinita. Aia. Ha una certa stabilità. Sai com'è? È un aragosto. Realismo! Mi fai, mi dai il fianco per piacere. Ehi. Sarai morta. Onesto. Colonne. Ma di un castello già visitato. Teoricamente. Più che altro qua vedo qualche oggettino. Niente di sublime, mi sa, eh? Ossa. Lì c'è il nostro segnalino. Là in teoria siamo stati, eppure... Eppure mi sa di novità. Perché ciò? Velocizziamo il processo. Togliamo il segnalino. Questo fungo è il classico oggetto nell'angolino inutile, ok? Anche lì su, sopra quella collina, forse avremo... Ah, siamo al punto numero 3. E così tutto ad un tratto siamo al punto numero 3. Interessante. Faceva parte del progetto. Quindi vabbè. Ah, qua ci sono quei cazzo di cosi uccelloidi. E sono tanti. E tu sei pure grosso. Ehi. Occhio agli amici. Ma perché... Ma quanti? Sta la minchia. Ma era luna velata, ragazzi. Un monumento bisogna farle. Vieni qua. Ok. Quanti ce ne sono ancora? Cazzo, madonna, tanti proprio. Morici. Ma dove vai, Simon? Ok. Custodiranno qualcosa di interessante, visto che sono così tanti. Là se tu c'è uno di quei tizi da ammazzare. Però qua non voglio skippare il falò. Io voglio andare qui. Davvero, era solo una collina di stronzi, così. Per l'aria che tira, ma fammi capire, ma questo coso qua. Ehi, quelli non li ho ammazzati. Sono miliardi di... Madonna. Aspetta che bevo. Ah, lì c'è un oggetto, tra l'altro, che non avevo visto. Fondamentale pezzo di carne. Andiamo qua, piacere. Andiamo al punto numero 3. Noi non abbiamo visitato nulla di sta cosa. Ma qua siamo alle pendici del castello che abbiamo fatto. Perché qua c'era il primo... No, il secondo legacy che abbiamo fatto. Ah, lì c'è un simpaticone dell'infermità stronza.
Qua bisogna. Questo ci dà una ricetta. Con Vallaria. Va bene, ricettaria, lucciola di sta ceppa. Molto bene, ti saluto, ciao. Là c'è la colonna fatidica. Che conosciamo. Andiamo a vedere qua. Bella questa ambientazione. Ma guardate quanti stronzi volanti ci sono. È casa loro, tipo. Vabbè, ho bevuto anche l'azzurra. In teoria. Cosa sei, un cane? Cosa sei? Ah, sei sempre uno di loro. Ok, venite, venite. Dai, vieni, vieni, vieni. Che qua sicuramente custodite qualcosa di utile, vero? Bella per le boccette che si refillano. E questo che cazzo è? Cos'è? Un altare con delle braci. Rovesciato. Oh my god, ma qua cosa c'è? Un dungeon? Non vorrei proprio triggerarli. Volevo solo guardare un attimo di fianco. Penetriamo. È una cosa seria. Grazie, Angelo. È una cosa seria. Rovine della forgia dell'antico meteorite. Ma di che cazzo stiamo parlando? Ci ricorda ovviamente simili rovine che già visitammo. Non sono un po' di pietre in giro, no? Ok, stranamente le cose sono andate un po' come pare a loro. Non voglio neanche dormire. Arg. Non so, sono indeciso su cosa conviene fare. Sarà... sentite. Ci siamo dentro, facciamolo. Molto Demons. Facciamolo, è inutile. Accettiamolo e facciamolo. Pietra di gas. Ok. Qui sotto nemici, oggetti. Realisticamente una porta da aprire. Vediamo di fottere il nostro amico qua. È proprio casa loro, ci avevamo preso. Proprio casa Doom. Ok, ho visto la leva, ma prendiamo prima la robina. Ehi! Bravissimo. Lancia forgigrafata. Leggiamolo al volo. Lancia incisa con una forgigrafia da lancio. Un attacco potente in scatto, un attacco potente a cavallo per scattare la lancia. Incompatibile con le ceneri di guerra e fornisce abilità. Ok, non tutta la lore dell'universo, va bene. Tiriamo la leva. Ovviamente si solleva lì. Si abbassa, va bene. Il risultato è lo stesso. Quindi ora scendiamo. C'era una scala. Strano che non l'abbia vista, perché di solito la mia specialità è vedere le scale. Là c'è tutto un mondo. Ehi, e qua c'è gente che si mena. Non sembra tanto cattivo. Ci si china anche in sto gioco. Non c'è un cazzo. Io non sono totalmente padroni della zona. Hanno risvegliato anche loro il Balrog. Leva. Che cazzo la tiro a fare sta leva? Aspettate. Voglio trovarmi in una situazione che mi faccia dire ho bisogno di tirare una leva. Ok. Ehi, ho capito dove, a cosa serve la leva.
te, porco il clero, mi ricordo di te. Bene, il lock ci dice girati. E non loccarlo, Niente, io. Poi questo è più stronzo degli altri. Molto più stronzo. Ok. E dai. E dinci! No! Ma che Cristo, volevo leggere il messaggio. C'era un messaggio. C'era un messaggio, maledizione. Tenia sulla leva, va là. Che era l'apertura. Ma ovviamente non abbiamo finito un cazzo. Vecchio, ti fa male la luna velata, la weapon? Ti fa un cazzo, molto bene. Ma Dio, ti fermi? Dai, abbi un culo. Direi che tu ce l'hai per definizione, un culo. Ok. Sei morto, vero? Perfetto. Pensavo di aver aperto qui. Non ho affatto aperto qui. A cosa mi è servito tirare la leva? Ad aprire, direi qua. Colpisci dove fa più male. Me l'avevi già detto, ma perché non sai che... giustamente, non essendoci un ordine dei dungeon, non sai che... Questo è il secondo che faccio di questa tipologia. Qui... A me piacerebbe salire, ma palesemente non è così che faremo. Probabilmente ci arriveremo dopo lì sopra. C'è tutto un mondo. Vediamo se ci sono delle scale, che io facilmente me le perdo di vista. Ehi. Ma che bazza ho fatto a chiudere sta porta? Ho semplicemente chiuso la porta che avevo aperto prima. Non è servito ad altro. Che mi fregava di farlo? Perché ha considerato di fare questa cosa qui? Non riesco a capire il senso di questa leva. Forse in questo dungeon ci si entra da due parti? Metti che vuoi chiudere fuori un gigantone. Un po' laborioso, ma non è da escludere. Chiaramente noi dobbiamo andare di là, perché salire qui non è... Dicevamo scale. Leve non viste. Altri ambienti non raggiungibili. Andiamo. Niente, niente scale, andiamo. C'è una melma. Ehi, gittate! Danni? Scala. Bene. Quindi questa stanza è fine a se st- Dio di un Dio. È il più classico dei 10-9-8. Sali! Sali! Un culo, ok, ma è quello di Simon. Un déjà vu. Un grosso déjà vu. Oh, che due coglioni. E guardate, fa pat pat. Porca troia. Porca la minchia della funchia. Della cazza. Oh. Senti, vecchio, stai così. Fallo, Simon. Torna sotto il mio controllo. Maledizione allo spam. Dai, fatti ammazzare. Di un dio? Di un dio? Di un dio?
ma tu sei viva. Ma il Locke! Addio il Locke! Che cazzo succede oggi a Locke? Onesto. Onesto. Dobbiamo salire. Op. Ok. Non sottovalutiamo niente di sti dungeonini malefici. Ok. 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 Sì. Molto bene. Questo è chiaramente un ascensore, ma... Quanti altri gigantoni mi devo beccare? Tutti i materiali, ok. Qualcosa si muove. Era ovvio, Hidetaka, figurati se non sei uno stronzo. Di più mettine! Ma sentite, ma arrangiatevi. Na 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 na. No! No! No, no. Dove cazzo è il buco? Lì. Hop. Pietra forgiatura. Bene. Ah, tu mi hai seguito. Fa una fatica loccarle. Ma vorrei capire perché. Allora, là c'abbiamo un gigantone. Porca mignotta. Va bene, facciamolo. Là c'è la leva. Direi la leva per proseguire. Ma perché non lo lasciamo in pace, tipo? Lui si fa i cazzi suoi e noi ci facciamo i nostri. Vero? Vero gigantone che mi fai anche capire delle cose? Non so, ho visitato tutto tutto. Quindi quello non era davvero un ascensore, era solo un coso, va bene, lo accettiamo. Meno male che mi ero ripromesso. Ah, sì, avevate ragione, comunque queste leve per chiudersi la roba dietro possono avere e come un senso. Capiamo. Maledetto. Quindi, stanza con doppio gigante, ma io presumo, guardate la breccia là sopra, io presumo di dover semplicemente correre, prendere l'oggetto e buttarmi giù. Perché d'altra parte che cazzo devo fare? Ciao! Chakram forgigrafato. Le cose forgigrafate non hanno tanta lore. E questo cos'era? Talismano della forgiatura. Un antico martello da fabbro. Insomma, potenzia gli attacchi con armi da lancio. Nell'antichità la forgiatura era un atto divino e i fabbri interpretavano i messaggi nascosti tra le pieghe dell'acciaio fuso per infondere un'anima alle armi. Questo è figo. La scintipietra che emette è grottescamente dilatata mentre la sua aspettativa di vita è più breve di un sospiro. Va bene. Non ho vinto. Non vale come una vittoria quello che ho appena fatto. Si tratta di... Grazie, Kerosene.
Si tratta di dare una sorta di rasciatina adesso, eh. Il problema della rasciatina che voglio dare adesso, che non mi ricordo un cazzo. Però io è a destra che voglio andare, effettivamente. È effettivamente a destra che voglio andare. Amico, state tranquillo. Fatti i cazzi tuoi. Non mi rompere le palle. Ma perché mi devi rompere le palle? Ops. No, 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 no. No, ci muoio. Sali, stronzo di merda! Perché ogni volta deve spegnere quella cazzo di luce di merda, di merda? Cosa sto facendo? Non era di qua che dovevo andare. Salgo. La cosa sensata da fare era salire qua, mi pare. Non mi ricordo niente. Ah, ok, si arrivava qui. No, no, va tutto benissimo. Qua c'era la baza. Oddio, dimmi che cado giusto, sì. Ok. Che cazzo sto facendo? No, dovevo andare direttamente qui. Prima dovevo andare direttamente qui. Che cazzo faccio? Scusate. Qui è dove sono morto. Ma chiedo venia. Ma io che cazzo devo fare? Qual è l'andare? Cosa bisogna fare ancora? Questo sta lì. L'altro sta lì. Ho perso una scala. Mi sembra strano che... Madonna, la telecamera. Ho capito cosa devo fare. Voglio solo vedere se qui per caso è cambiato qualcosa. Madonna, ma lui si è spostato, tipo? No, non lo so. Comunque, no, stai lì. Ho capito. Ho capito, no, no, ma è chiaro, devo mettermi lì sopra. Si fa, si fa, si fa. O almeno... O almeno io lo ipotizzo. Però con tutto rispetto... Yes! Abbiamo vinto, perfetto, perfetto, perfetto. Quello era il quadratino, infatti, di terra, diciamo, di terreno calpestabile, che non avevamo visitato. Perfetto. Abbiamo vinto, credo. Ah, perché questi dungeon finiscono con la forgia. E lì si ricomincia. Perfetto, perfetto, perfetto. Abbiamo vinto. Spadone di metallo meteoritico antico. Pietra facciata del drago antico, che è tantissima roba, naturalmente. Non credo abbiamo bisogno di un modo speciale di uscire, grazie a Jerry Hendrix. Vediamo un po'. Uno dei tesori delle rovine della forgia. Spadone di antico metallo meteoritico dalla punta acuminata, ricavata dai resti riesumati di una punta di freccia. Parte dell'arsenale delle divinità antiche. Un'arma dalle elevate capacità perforanti che eccelle negli attacchi in affondo. Veramente i meteoristi. Bene! Io non credo che ci serva l'uscita garantita, perché credo che di qua si vada al falò. Però sapete che vi dico. Metti che c'è un gigante in mezzo. Ciao. Bene, qui siamo stati bravi, però purtroppo siamo morti una volta. E questo vuol dire che usciamo in un posto pienissimo di
stronzi. Noi abbiamo visitato qui dentro, grazie Roslan. Tutto sommato, devo dire che il giro laterale qui è stato fatto. Rimane il punto 1. Quanta gente resuscitata che doveva rimanere morta. Maledizione. Ma proprio tanta. Hanno fatto proprio una bella bazza a morire. Va bene. Allora, lassù sono 1000. Stiamo laterali. È tornata anche la ragosta. Bene. Madonna, che cazzata che ho fatto. Bisognava, come non mai, rimanere vivi. Cavalieri a go-go. Perfetto. Cerchiamo la croce di Marica, che l'abbiamo pur vista. Eccola, è là. Mi ci fiondo. Vediamo se riusciamo a metterla in saccoccia. Sto posto è figo. In verità. Upp. E c'è un NPC. Innanzitutto c'è uno di questi. Innanzitutto c'è uno di questi. Innanzitutto qui Marika ha lasciato scritto: qui abbandono i brandelli del mio corpo. Poi c'è un altro di questi. Non voglio però sentire musica di nemici. Facciamo una bazzina. Però prima di dormire voglio parlargli. Metti che me lo considera skippato. Non parla. Non parla? Che faccia? Maledetto. Sei già trapassato dalla mia spada, ti dico solo questo. Mi riposo. Perché credo che abbiamo da pimpare. Ma questo è Simon o è... Alberto. Alberto sono le ceneri, quindi Simon è 9, Alberto è 5, al contrario di come... Il messaggio scritto sull'andare a Oriente. Raga, ricordatemelo voi, cosa mi aveva detto sull'andare a Oriente? Non me lo ricordo. Non me lo ricordo. Cosa mi aveva detto sull'andare a Oriente? Potete dirmelo se ve lo ricordate. A lui... Ah, però io lui non... Ah, ma come cazzo faccio a sapere che è lui, però? Ok, 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 ok. Cioè, non sembra lui, poi... Quindi tra un po' io e lui ci meneremo, va bene. Qua c'è un cane. Questo è palesemente un villaggiozzo di stronzilli inutili. Dai, non voglio perdere tempo. Questi nemici ombra qui sono veramente l'inutilità fatta nemico, eh. Guardate come... Ma guardatelo! Lo stronzone. Ok, sono rimasti lì, bene. Ah no, no, no. Col cavolo, non molla il cane, eh. Cani e padroni di cani. Complimenti al padrone. L'ha addestrato molto bene. Per rompere i coglioni alla gente. Fermo, fermo, fermo. Fermo, Torrent, fermo. Ah, quello là è il mio sangue. Ok. Non sembra esserci tantissimo, eh. Però questa è una direzione, chiaramente, stronza. Oddio, non riesco neanche a capire, se devo dire la verità. C'è un ponte. Qua c'è un punto numero 4 che ci interessava. Il punto numero 1 lo possiamo levare. È rimasto il punto numero 4, anche se a dire la verità, scendere qui sotto, attraversare sto villaggio. Perché la direzione vera è quella. Allora, quest'arcata ti fa dire attraversami di qua. Attraversami di qua. No? Ma guardate quanti di questi inutili. Cioè, nemico inutile, queste ombrette del cacchio. Dai, noiosi da matti. L'unica cosa sono figurati, cioè non c'era un cane. No! No, ti prego, muori! È morto! Non ci posso credere, l'ho ucciso. Droppi? Non ha droppato niente! Non era il droppatore folle.
Quello con col vaso sulla testa non doveva dropparmi delle bazze. Non mi ha droppato un cazzo. Vedi qua. Accampamento. No, vediamo di non fare la stronzata e tornare. Ah, ok, non gli brillava il vaso, quindi è vaso ma anche brillante. No, cani, avete rotto i coglioni. Io sono qua che cerco di capire, dai. No, ma cani ovunque. Ma il festival dei cani, la mostra canina, sai, sono venuto. Mega passaggio nel non nulla. Sei tu. Tu sei lo strozzo. Yes. Merda. No. Merda. Ok, tu non sei da prendere. Dio, Detaka, sei veramente una merda. Sudarsela così. Cavigliere da asceta, ma soprattutto frammento. Ok, buono. Qua il villaggio ha passato un brutto momento, ma nel senso che è sprofondato nel non nulla. Guardate. Fego. Adoro sti buchi che hanno messo in sto gioco, sono troppo fighi. Vamo là, come si chiama sto posto? Rovine di Mort. Le rovine di Kite Mort. Tra l'altro. Non è che sono stato molto esplorativo lì però, eh? Ah, là c'è un oggetto. No. Aspetta, prima di buttarci nel buco di Kite Mort bisogna assolutamente pigliare l'oggetto. Viola, tra l'altro. Pesa, quanto è facile skippare della roba e perdersi dei particolari in questo gioco? Ehi! Ma qui? Ma crepacci? Crepacci, ma anche crepaci. Ehi, altitudini? Non vorrei schiattare gratis. Però mi sembra che lo stia cercando di fare. Ma sono due buchi diversi. Non sento le anime dei dannati. Oh mio Dio, mio Dio. Facci la bazza, facci la bazza. Ehi, ma sono mille, che palle. Cazzo, raga, io mi ci... Piatto ricco. Aiuto! Cazzo, dove sono? È andato tu e dovevo entrare anche dall'altra parte. Non ho fatto niente di quello che dovevo fare. Ok. Ma bivi su bivi. Siamo comunque in una zona ancora cavalcabile. Bivi su bivi. Ma qua c'è tutto un mondo. L'unica fonte di luce è Simon. Per dire. Ma andate a cagare. Ma vai a zappare la terra. Ancora un po' ci schiatto. Cani. Ah, però ci ricolleghiamo al buco numero uno, vero? È questo il buco che ho sognato, vero? Non lo so. Ma se sono due buchi... Ah, sono due buchi, ragazzi, da Takarotto il cazzo. È un buco, dai. Non può essere un... Non possono essere due buchi nello stesso villaggio. Oh, mamma. Oh, sì. No. Ma dove cazzo sono? Ah... Ok, buco numero uno. Questo è il buco numero... Ok, trappola? No? Ringraziamo per questa caverna fine a se stessa che ci fa incredibilmente chiarezza. Di là. Tutto mi sarei immaginato meno quello che è successo. E ciò è figo. Merda. Hop. Non si torna indietro. Non è detto. No, si è sempre teletrasporto. Ehi. Oh. Questa è roba seria. Questo è un posto serio, raga. Qui la gente fa sul serio.
Quella gente si incazza veramente se gli vai a rompere i coglioni. Ma cos'è, un altro buco? È una cazzo di gag! Ma questo è un cazzo di altro buco, non mi ci butto. Do per scontato che bene o male, no? Siamo sempre lì. Quanti bastardoidi ci sono? Sicuramente uno casta. O non fatemi evocare Alberto quando serve. No, voglio l'altro. Gnec, gnec, Dio. Oh, cazzo. Ah, cazzo, sono tutti uguali. Vabbè. 10, 9. E Dio, la frenesia, la frozza, la fanculo. Vai, sono delle mezze seghe, per fortuna. Ok, qua c'è un oggetto. Archidorati, ci darà delle info oltretutto. Strenegoria dell'Inquisitore della Torre, usata come incantesimo della spirale. Lancia una serie di archi dorati con un gesto del braccio. Gli archi ricordano barbigli, notoriamente simbolo delle tecniche di interrogatorio coercitive. Buona. La prima cosa che mi è venuta in mente, non sapevo cosa dire. Allora, ok, va bene. Ah, okay, quindi il buco nel buco, a proposito, si prosegue alla grande. Andiamo di qua. Ho difficoltà a capire come scendere, ma credo che questa sia la baza. Op. Onesto. Figo, eh? Ok, scusate, sto guardando ovunque tranne dove devo guardare, però mi devo un attimo intrippare. Ok. Hop! Ok. Girasole ombra, va bene. Esisterà anche un modo di uscire, vabbè, che... Siamo è questa cosa che siamo tanto eternamente teletrasportanti. È così anti-soulsiano. O meglio, anti... Souls originari. Raga, allucinante. Oh, ma c'è tutto un mondo e dire poco. Vedo una scala che scende? Cazzo è sta cosa? Ma vaffanculo, te le candele. Sale, in realtà non scende. Ok. Un pozzo. Che magari era la vera entrata o di sto posto, chi lo sa. Domanda, perché non posso aprire la mappa? Non posso. Ah, ehi! Avevamo la curiosità di che cosa c'era qua sotto? Beh, mo ce la leviamo. Oh, guardate! Pip! Beh, quella chiesa in qualche modo ha la priorità sul castello. Piccolino il DLC, sì, piccino. Proprio un DLC così, un piccolo add-on. Cioè, questo è letteralmente Elden Ring 2. Ora, il gioco è quello, però nel senso, avrebbero anche potuto spacciarlo per un Elden Ring 2. Magari aggiungendo qualche novità in più, però onestamente, niente, godo. Ehi, vasi e padroni di vasi. Cambio totale di illuminazione, questo non ci stupisce. Simon evocabile. Sì, ma Miyazaki abbiamo capito che è come i suoi NPC, eh? Mente con grande facilità. Esatto, Fede, sono totalmente d'accordo. Riposiamo, qui si può. E ho spento, ma sono molto contento della precisione con cui sto premendo in alto la freccetta. Ok. E accelerare il tempo, voglio il mattino perché mi piace il mattino. Ragioniamo. Bene, ho fatto venire la pioggia e i porci volano, come è giusto che sia. Possiamo cavalcare. Siamo in un villaggio. Ma pensa a te. Che tra l'altro si chiama Villaggio di Bonny. Mitico. Abbiamo bivi. Aspettate che tolgo il punto numero 4. Che... Anzi, lo tolgo. In un'altra vita, a questo punto faremo prima a spawnare di qua e fare sto tragitto che avevamo deciso di non fare. Ma non è il momento di pensarci. Abbiamo questo ponte che ci porta a una zona non esplorata che sembra meno figa, e proprio per questo potrebbe avere delle baze. E quindi la visiterei per prima.
E poi ovviamente questa direzione che ci porta fino alla chiesa lì al Crystal Palace. Ma andrei veramente al punto 1, se devo dire la verità. Brup. Che tanto non credo che si aprano dei percorsi laterali. Non succede mai. Più che altro, anziché dire cazzate, per quale motivo è evocabile Alberto? Non è mai per fare compagnia. Perché abbiamo un Alberto evocabile? Mi sta per piovere in testa un dra... Io vorrei andare di lato per il momento, cari amici del paesino dei sette samurai. Per il momento lo mezzo schippo. Tanto ci torniamo. Voglio vedere cosa c'è lì. Guarda che figo. Io basta che detacca non mi faccia la gag del ponte che crolla. Vabbè, ma che gag sarebbe? Perché c'è un terreno vicino dove teoricamente cadrebbe il ponte? Non farlo, Hidetaka. Non farlo. Ti dico solo questo. Guarda la luce, là. Che figata. 19.8. Non crollare. No, non crolla, non crolla. Figo, figo, figo. Andiamo. E siamo di mappa qui. In teoria un'area fine a se stessa. Saliamo qua. Perché sono sceso a cavallo non lo so. Aquile che ci dicono non andare oltre. Bravissime con la loro funzione di design che devo dire apprezzo. E... ma che al tempo stesso ci ricorda sei in un videogioco. Ma va bene lo stesso. Ok. Va bene. Ma guarda chi c'è. Ma guarda te. Questo proprio non melo sarei. Sarà mezza sega come quelli che abbiamo già affrontato. No, è forte il doppio. Non è ancora il momento che gli scorpioni ci facciano cagare addosso. C'è un altro, ok. Ma veramente sei così più forte? No, non è vero che sono più forti di quelli del castello di Belurat, come cazzo si chiamava. Quando il legno decide di essere indistruttibile! Madonna, Akuma! Che schiatta. Volevo assolutamente togliere... esatto. Ma che sia un bustazzo, non c'è dubbio. Rischia di essere molto fine a se stesso, ma d'altra parte fine a se stesso o meno, almeno ce lo togliamo dalle basi. Cioè, almeno sappiamo che ci siamo stati ed è un posto in meno da visitare, no? Qua tanti incarcerati, figurati, porco il clero. Ok, non è un posto fine a se stesso, ragazzi. Bene. Ma c'è una grande grotta piena di stronzi, porca loca. Incredibile, quanto cazzo è grande sto gioco. Ma quanto cazzo è enorme, Dio! Immenso! Un cervo non è davvero il momento di fare le gag dei cervi. Cervo, non mi buttare giù, per piacere. Grazie, Lucky Number 11. Esatto, Eu.
ci posso credere, un dungeon. Ah, non ci sto. Prigione di Bonnie. Allora, non sarebbe il primo dungeon sotterraneo che decidiamo di non fare sul momento, perché ci fu a suo tempo anche questo, anche le catacombe del Varco Nebbioso non abbiamo fatto. Mi affaccio solo per capire se ne ho voglia. No! Oh! Oh! Fanculo. Non ne ho voglia. Non so, Madonna, questa cosa rasenta il potrei non recuperarlo mai, eh. È uguale a quell'altro che c'era là. Fanculo, non ne ho voglia. Era molto più bello esplorare là. Andiamo a vedere cosa c'è lì. I vasi, tra l'altro, mi hanno veramente rotto il cazzo. Lo so che sono gli amici di internet, ma a me proprio mi hanno rotto i coglioni. Torniamo al villaggio western. Però vista ne abbiamo. In altre parole, andiamo qui e poi facciamo tutto il mega... Sì, però il punto è che, io dico adesso, arrivo al punto numero 2. Dal punto numero 2 vorrei arrivare qua al Crystal Palace. Il problema è che di solito questo gioco mi ha abituato che nel percorso fra il punto numero 2 e il Crystal Palace, come minimo, ci sono 3 dungeon. Tipo. E questa è la cosa pesa. Cioè, ti dai un obiettivo, ma... Cioè, o ti mettono un dungeon palesemente brutto che non avrai mai voglia di affrontare come quello che ho appena lasciato lì. E sta cosa che qua è evocabile, il buon Alberto. Bonnie. Io non so chi tu sia, ma devi essere stato uno stronzo. Aspettate. Lo evoco, ma solo per liberarmi di sti strumbulini qua. Del cacchio, in modo banale. Cioè, che ci pensi lui che io ho da esplorare? Alberto, pulisci. Alberto, ti sei fermato a fare botte, come sempre. Vaso incrinato, ma vai a zapparti al vaso incrinato. Ah, però! Quello è uno stronzo un po' diverso dal solito. E questa porta è aperta. Non è neanche una porta. Vai, Alberto, non credo che avrai bisogno di aiuto, eh? Ehi. Ehi! Ah, sei tu! Ok, ma ho fatto una serie di stronzate. Devo sottovalutare. Si è rotto il nemico. Come cazzo si chiama? Potentato superiore sto stronzo. Ma si rompe facilmente. Alberto, hai attaccato me? Questa è un'imboscata importante. La signora imboscata. Imbecille che sono io. Ok, abbiamo vinto, beh. Sentite come sono diversi i due effetti sonori. Beh, Alberto, vieni con me finché puoi, andiamo di qua. Sento dei lamenti, quindi bisogna uccidere. Questo gioco mi ha educato in questo modo. Avevi voglia anche tu di ammazzarlo, eh? Vai. Bisogna lasciarlo divertire, eh? Però, qua l'ho visto molto timido. Che pensi mi? Come avrebbe detto il nostro caro leader. Ah, ma se io poi lascio indietro gli oggetti... tu me le devi dire queste cose, ok. Vogliamo lasciare 10 rune? Andiamo, va. Ah, era un gioco di parole con pot, potentato. dura tradurlo in italiano? Vasectomy, no, vasodilatazione. Ehi, cose. Vasa, che in napoletano è coltellaccio da macellaio di Bonnie. Questo lo dobbiamo leggere per forza, ricordiamoci. Perché Bonnie è palesemente uno stronzone.
cazzo dice, ma chi è lui là? Era Alberto. Sto tizio fare un salto allucinante. Ho detto, oh cazzo. Ma era semplicemente il nostro amico Alberto Nauro. Bonnie, che cazzo sei? Arma dei sommi potentati che abbiamo visto in Villaggio Umano. Enorme mannaia da macellaio usata per smembrare corpi umani durante la realizzazione dei grandi vasi conservati nelle carceri. Ripristino è ridottissimo quando il PV quando colpisce un nemico. Ok. Un po' la lama di Ichigo la prima. Ok, va bene. Here we go. A mio avviso. Mi scoccia mollare Alberto. Vogliamo scendere? E poi come si sale? No, preferisco fare così. Ah, beh, ma poi si scende da qua. E allora Alberto, guarda, potresti ancora venire con me, se ne hai voglia. E cani e padroni di tempo. Bravissimo, che meraviglia di personaggio forte che sei. Ho ancora la spada in mano. No, sì, ok, così. Albi? Alberto? Ok. Facciamo fuori gli stronzini qua nel laghetto, nel letto del fiume e poi proseguiamo dove avevamo deciso. Per ora vedo solo cani. Cosa rolli? Ad Alberto piace scherzare. Ossa, schegge, robe. Vascheggia di vase, no bacio. Siamo a rischio. Siamo a rischio di vagazione, Albe. Di qua. Adesso c'è la grotta con un drago, Dio. No, dove stiamo andando? Oddio. Oh, guardate, letto di questo fiume, essere cosa? Oh no, si scende. No. No. Grazie, Morie. Bravissimo. Cazzo, questo era grosso, tra l'altro, per essere un cane ombra. Albi. Vabbè. Alberto. Vabbè, sono convinto che ti sbloccherai da solo, dai. Ah, invece, è stato semplicemente essere super premiati con un pimp di quelli grossi. Questo, tra l'altro, per Albi. Perfetto. Perfetto, hai visto, caro? Siamo venuti qua per te, in fin dei conti. Bene. Proseguiamo, non credo che... starai al passo. Benissimo, molto molto bene. Stiamo discretamente padroneggiando. Non voglio essere troppo affaccino. Affaccino sempre duopo. Bestemmie passate, presenti e future, tra cui oggettucolo in angolino. Vuoi non prendere un raviolo di carne cruda? Ok, là c'è il nostro ponte. Scendiamo nel caso di agguati e oggetti da raccogliere. Ancora nessuno di questi vasi ci ha fatto l'invasato. Ok. Un po' di stronzilli, ci sei, Vez? Ho perso Alberto, vabbè, sti cazzi, sentite. Mi sembra che siano gestibili anche in solitudine, comunque eccolo lì. Ah, ma c'è un altro stronzo. Alberto, non ci hai colto molto? Ma è nudo! Ma ce l'ha una muta, ma è in tanga quest'uomo! Cane di merda! Anche lui un po' di panic, spamming. No dai, venite giù. Come li fai sti salti, cazzo? Io sto giù. Overkill. Grazie Sbortus, grazie mille. Ok. Ah, là ce n'è un altro con altre robe. Poi attraversiamo, dai. A sto punto platiniamo lo sto cazzo di villaggiozzo western. E poi siamo perfetti. Albi, come here.
Anche perché c'è premio viola, quindi ci piace premio viola. Ehi! Mi piace il mio tempismo. Ichigo wannabe. Lì pensaci tu. Bene, prendiamo l'oggettino viola. Dopo, proseguiamo. Ok, a dire la verità, io dico proseguiamo, ma è incredibile quanta roba c'è in sto gioco. Non di rado è nulla, però volendo... Ah, cazzo! Non solo c'è da esplorare qui, ma palesemente si scende, tutto ciò diventa esplorabile, qua si può scendere, camminare sull'acqua addirittura, non lo so, ma in realtà dischiude roba andare di là. Non ci posso, credo, devo fare, per capire se è vero. No, c'è troppo dislivello, non mi immagino una cosa del genere, togliamoci il dubbio, ma no, è impossibile. C'è troppo dislivello. No. Di cosa stiamo parlando? Devo dire, mappa quasi sempre ingannevole, quella del DLC. Ci vuole perché ci vuole, ma la tipologia di disegno della mappa è adatta al gioco base, non è per niente adatta al DLC. Comunica molto male i suoi dislivelli. Comunque possiamo proseguire dove avevamo deciso, alla grandissima. Alberto Nauro è sparito, ma ha fatto decisamente il suo. E va bene. Sempre il villaggio di Bonnie. Ok, ciao Bonnie, è stato un piacere. Diamo un'occhiata mentre facciamo sta cosa. Che cosa? Che cosa? Perché la chat si dispera? No! Che cazzo ho skippato? C'era roba quindi! Cazzo. L'albero? Ah! Mea culpa. Oh madre. Una cosa così importante. Non è neanche è leggibile. È una cosa che posso leggere? Non lo è. Raga, vi siete disperati per una posa. Era veramente per questo. No, ci sta, però. È importante. Va bene, allora l'abbiamo presa. Dai, figata che l'abbiamo presa. Oh madre. Madre, la madre lo sappiamo, la madre sarà Marika. Una bazzina. Ok, Fede, va bene. Ho dovuto riesplorare tutto il gioco per trovarla, minchia. Oh, ok, figata, grazie. L'abbiamo presa. Eravamo rimasti. Salutiamo Bonnie, andiamo avanti. L'idea è andare al Crystal Palace, che tra l'altro sta tipo là sopra. E questo gioco ci insegna che non sarà una passeggiata di salute. Chissà perché era importante quella posa. In questo DLC non si snobbano le gesture, quindi avremo momenti in cui... Ah, tipo anche il tipo che ti vuole sfidare non ti parla. Quindi probabilmente mi dovrò abituare a fare gesture in faccia a gente. Mi viene da pensare. Abbi pietà, muoviti ad entrare nel vaso. La semidivinità ti attende al suo interno. Per gli sciamani come te è vostro compito. La vita ti è stata accordata per questa ragione. Questo veniva detto a un poveraccio che veniva messo nel vaso a diventare una di quelle schifezze. Frusta dentata. Frusta incastonata.
con sudici denti deformi, sporchi e pervasi da malattia, i denti che ricoprono la frusta instillano veleno mortale a ogni attacco. Con il passare del tempo le ferite si infiammano e secernono purulenza. Si dice che le carni degli sciamani siano capaci di fondersi armoniosamente con quelle altrui. Peso, 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 peso. La loro carne veniva usata anche per fare queste fruste. Oh, là c'è un punto di grazia. Beh, molto bene. Bello però qua, un po' sembra un po' la fase western della nostra avventura, no? Questo grano dorato. Un po' di tranquillità, villaggiozzo di stronzi da pestare, stile Yojimbo. O per un pugno di dollari. Vorrei sottolineare una cosa. I piedi si muovono. Cioè, il ponte si muove sotto i piedi di Torrent. Ho capito, Fede. E poi che cazzo entra nel vaso? È sempre successo? Ok. Abbastanza, sì. Side quest podcast. Pimpiamo proprio Alberto, che se l'è meritato. Root, ok. Mappa. Tutto sommato, ce l'abbiamo fatta. Scoprendo lateralmente una prigione di Bonnie, di cui un cazzo di niente ci frega, ma va bene. Quindi siamo a ponte per il villaggio. Lui ipotizza quindi che uno faccia il percorso inverso. Ah, concrezioni pseudomontuose. In realtà dovremmo prima fare questa lateralità. E la faremo, ahimè. Figo. No, niente da, cioè, sta mappa non gli puoi dire un cazzo. Se no che l'avrei fatta leggermente più piccola, considerando le proporzioni sia dei contenuti che del... Dobbiamo andare qui? Una runa maggiore si è infranta. Ma io che danno fa? Non ho fatto niente, ma che danno ho fatto? Ho ammazzato della gente, ma Dio, non facciamo altro. Una runa maggiore, ma perché maggiore? Ho liberato qualcuno? Non mi ricordo. Una runa maggiore, sì. Così come un ammaliamento, eh? Sicuro, sicuro, sborto. Lo sto per fare. Sono lì. Una runa maggiore si è infranta. Così come un ammaliamento. Ah, mi verrebbe voglia di andare a vedere il portale che... Però non abbiamo fatto nulla. Possibile che sia... Sì, no, infatti mi stupisci. È esattamente quello che sto pensando. Cioè, questo è Michela che sta facendo cose. Cioè Michela sta ammazzando della gente, capite? È questo che voglio dire. Michela ha appena fatto fuori un boss. Ma quindi vuol dire che se uno cazzeggia Michela ti finisce il gioco. E arrivi con i boss già morti. Non sarebbe male. Qua c'è un cazzo comunque. No, è sicuramente così. Ma l'ho pensato istantaneamente adesso, non per dire, ma... Che beffa. Lupi, per piacere, non è il vostro momento di morire. Mazza quanti lupi. Ho sentito la morte molto vicina. Risaliamola. Certo che ho visto il sigillo di Michela. Ah, ma ragazzi. Cioè, o è il sigillo di Michela o è la nebbia che ferma Michela. Cioè, una delle due cose.
No, il sigillo di Michela pensavo che fosse da dove lei è arrivata, e invece, cioè, pensavo che lei fosse arrivata dalla penisola e stesse andando nel posto scuro. E magari. E porco il clema, incredibile Hidetaka! Cioè, anche dove non c'è un cazzo devi rompere i coglioni. Mi sono perso. Lupi, cinghiali. Ma mangiatevi tra di voi, maledetti lupi e cinghiali. Cioè, che cazzo volete da me? Vivete la natura come è previsto. Levati, cinghialozzo della cazza. Un lupo. Oh, cazzo. Ok, lì si ride decisamente meno. Ho capito. Ho visto il salto. Aia! Sono morto! No. Ho visto il salto della fede. Allora questi cazzo di lupi hanno rotto i coglioni, dio di un dio. Ho visto il salto della fede. Forse mi sarebbe piaciuto salire su questa rupe. Minchia. Lupi di merda. Ma guarda quanti! Raga, come fate a mangiare che siete solo tra di voi? Andate dove sono tutti gli altri animalini. Sì, tutti i predatori naturali di Simon, concordo. Prepariamoci a correre come dei disperati, va là. Il percorso è ben visibile, seguiamolo. Il clero. Va bene. Mega saltone, ragazzi. No, però io voglio anche andare là. Vabbè. No! Tutto qui! Ma mega saltone del cazzo! Ma non ho conquistato niente! Pensavo di essere al Crystal Palace, già. Ehi. Ehi, ma io... Cioè, che cazzo me ne sono fatto di sto salto? Devo solo scappare. Cos'è una grotta? Non si capisce. Guardate che stronzone. Amico. Amico huligano. Non ci siamo piaciuti al primo impatto, eh? No, là non c'è una grotta, lo escludo. Saliamo. Là c'è una roba... Cose per terra, lanterne per terra. Civilizzazione, lupi. Smettila, detriggerati, che sennò andiamo avanti per l'eternità, Dio. Chiesa del mausoleo del monastero della merda. Dai che devo fare della staminchia. È in mappa sta chiesa, immagino di sì. Ma fatti i cazzi tuoi, madonna. Guardate che figata. Sbabim. Guardate che bello quel lupo che era sospeso nel vuoto. Ok. Ma sti lupi hanno rotto i coglioni. Ok. Andiamo al maniero di Dracula qua. Là c'è la chiesa, però. C'è il Crystal Palace. E qua mille altre bazze. Andiamo al maniero. Non ci credo. Hidetaka! Non ci crede neanche tuo zio, no? Non ci posso credere. Non posso mappizzare, vabbè, comunque là si vede il Crystal Palace. Che poi l'ho chiamato io così, vuol dire semplicemente che in realtà sembra che semplicemente sia diroccatissimo. Cervi che possono stare assolutamente tranquilli, tanto i lupi non se li... Ehi! Hop! Come là. Ecco che da qua si sale easy. Abbiamo vinto, state tranquilli, abbiamo vinto. Bene. Quindi, siamo vicini... Questo innanzitutto è strada maestra del quartiere della chiesa. Qui c'è una chiesa, o qualcosa del genere. Qua si promettono fiori di vari colori, come anche avevamo visto qua, dove non siamo riusciti ad andare. E qui c'è la mega chiesa, c'è anche la croce, quindi il Cristo è presente in Elden Ring. Ok. Maniero. Beh, se ci pensate, poi anche Marika sta in posizione da crocifisso, praticamente. Ok, qua ci ricorda un po' che bisogna bestemmiare nella vita per fare le cose per bene. Questa cacchina di Dottor Slamperale, perché la devo colpire? La devo colpire sta cosa? No.
Faccio capito, gioco come l'altra volta, come l'altra volta, come l'altra volta. C'è un punto in cui devo fare una bazza per liberare per liberare tutto l'alito del vento. E dovrebbe essere qui intorno. Quindi è un piccolo pasolino sta chiesetta, dai, che sarà mezza vuota. Adesso spero di non dover uccidere delle tartarughe. Vi ricordate che merda quegli enigmi del gioco base? Quanto facevano schifo. A me come erano brutti. Strano che non li abbiano rimessi. Dove sono i difensori degli enigmi del gioco base a dire li rimpiango? Dove sono? Come li erano attaccati? Oh madonna. Vabbè, lì è guerra ormai. Guglia di Rabbat. Forse è dentro che sbloccheremo, no? Quando si sblocca un Keds? Ah no. Che posto curioso. No, vabbè. Soddisfazione profonda. No, soddisfazione profonda. Ok. Di culo. In tutti i sensi. Ma ce l'ho fatta. Avete visto? Abbiamo beccato un muro invisibile. Una parete illusoria. Dopo facciamo la balza. C'è tutto un mondo lì giù. Ma tra l'altro mi ci posso comodamente buttare. State ridendo insieme a me, vero? Già. 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 Tiriamo quella cazzo di leva. Mi sembra anche a me, non ne sono sicuro, ma ho un déjà vu. Il meccanismo non si muove. Allora, il cavallo e la baza. E tra l'altro potevo scendere. Che esplorazione poco ottimizzata che sto facendo. Ma tra l'altro c'è un cazzo, tra l'altro, esplorazione. Però sono stato io rispettoso, perché in realtà si poteva usare il cavallo anche dentro, ma comunque. Frega, ciao. Pop, pop, pop. Dove mi mandi? Lassù, vero? Immagino di sì. Dio che non scende dal cavallo. Scusate, guardiamo i tetti, cerchiamo di capire. Soprattutto cerchiamo di capire cosa abbiamo skippato e dove. Ah, perché il coso non muovendosi era per questo. Ok, va bene, adesso lo facciamo funzionare. È un frega, ma ok. E possiamo proseguire. Ah, va bene. Ok, lo accettiamo. Voglio qualcosa di immenso. Cannone di Rabbat. Leggiamolo. Vaso cannone sopra spara dardi pesanti. Un capolavoro dell'artificiere arcano Rabbat. Le scintipietre che circondano la canna consentono ai dardi di infliggere danni magici e guidano i colpi verso i bersagli. Arma bloodborniana. Molto, molto vero. E questa era la guglia di Rabbat. Detta anche la guglia frega cazzi. E va benissimo. Adesso mi teletrasporto qui perché sennò sarebbe lunga. E andiamo verso il palazzo di cristallo cosiddetto. E cerchiamo di capire che cosa vi si cela all'interno. Ma non prima di aver riposato per far venire mattina, a meno che non lo sia già. Facciamolo lo stesso. Perfetto, era sera. Ok, onesto. E adesso, splendidamente, andare qui. Direi, con tutto che c'è della signora esplorabilità. Che faremo? Ah, esatto. Beh, in realtà ci siamo già tolti un dubbio. C'è un mega passaggio. Per cui anche dal dungeon principale, che abbiamo skippato, ma che faremo comunque, si arrivava qui semplicemente da quella galleria che possiamo intravedere adesso. Perfetto, perfetto, va bene. Ha senso. I lupi veramente hanno rotto i coglioni. Ok, adesso andiamo alla chiesa. Non prima però di aver capito cosa c'è qui sopra.
sti archi che mi dicono nemico, ma il nemico è, sono dei lupi. Ehi, voi non siete lupi? Ah, che palle, madonna. Ma piglio questo e me ne vado. Ah, quindi c'è un cimitero, tipo. Non posso mappizzare. Adesso andiamo, eh. La chiesa è là. Sembra importante. Ah, quindi siamo saliti qui. In realtà... Oddio, volendo, questo è tutto un mondo da esplorare. Arg. Ma lo è. Bene. Poi ce lo ricostruiamo, è un santo, a forza di frammenti di ossa benedette. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Ah, c'è uno dei tizi che si dà le ricce amaro. Vecchio, fai in fretta che mi inseguono in 30. Ok, ciao. Ah, ma qui c'è qualcosa. Nah. Nah. Ok. Imo. Alla chiesa. Op, 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 op. Cos'è che era poi uscito lì? Ah, ma poi quell'oggetto non l'ho mica preso, scusate. Ah, sono degli scheletrozzi. Che voglia di fare amicizia che hanno. Solo? Solo? Andiamo, va. Scheletri anche qua. Zan zan. Guardate che stanno venendo. Ah, bastardi. E tu? Oh, cazzo. Oh, brutto sei. Ah, ma ti avevamo già... No, ma ne mi ricordo. No, gli automi di merda. Che idea del cazzo che ho avuto. Che idea del cazzo che ho avuto. Che idea del cazzo che ho avuto. Sono 1000. Un cavallo. Andatevi il mio regno per un cavallo, via. Cioè, ma che cosa faceva quel personaggio? Sembrava qualcosa di mistico, di mitico, di magnifico. Guardate che figata fottuta. Ciao. Girasoli, collezionarli. Perché volendo si può anche girare intorno. Però voglio capire. Facciamo girare intorno. Là c'erano degli automi, quindi automi, scheletri, automi, vabbè. Lupi, non mancano mai. Sentite neanche che cazzo c'è di qua. Salendo da qui. Si sono divertiti, eh? A spammare il control V comunque. Porca loca, ragazzi. Ok. Un lupo bianco. Momento Animal Crossing. Orbene. C'è la Nugaz. E dovevamo prima lì. Sì. È una grotta. Grazie pelati, grazie del ride. È una grotta, siamo veramente venuti a cazzeggiare. Oh. È ufficialmente una grotta. Non ho parole. Non ci credo, abbiamo veramente trovato una grotta. Davvero? Davvero? È tutto qui! Non ci credo. No. Ma dai, che razza di posto è? Ma non ha senso. Oh, ragazzi.
Come Cristo si mira con questo cazzo di arco? Ok. Peso. Ma muori Dio! Scusate. C'è sovranità acariana. Questa sì che era nascosta. Cenere di guerra che fornisce a un armamento l'affinità magia e la seguente abilità. L'abilità della mandare reali di Caria. Trasformiamo in uno spadone magico e spara un fendente discendente. E questo ce l'aveva Arellana, esattamente. Ah. Abbiamo trovato una cenere di Arellana qui. Ok. Carino, frega, ma carino. In realtà servono tutte cose perfette per un personaggio con intelligenza 70, ma a noi non interessa. Andiamo dove c'erano gli automi. Comunque quanto era piccola quella grotta, ragazzi. Nel senso, gioco a tante di quelle robe lì, ma quante se ne perde uno? Cioè, nel senso, era minuscola. Oscura nell'oscuro, cioè, boh. Facile perdersi, facile. Adesso gli automi sarebbero un po' da skippare per andare alla chiesa diretti, ma... sono tipicamente nemici che non amano essere skippati. Ma sì che li skippiamo, ma sì. Là mi è sembrato vedere un gigantone, passiamo qua. No, era un arbusto. Wow! Molto Zelda, mi sento molto, non so perché, in atmosfera zeldiana. Con questa luce. L'albero ombra. I cazzi amari. Se arriva un drago, droppo. Lo dico a scanso di equivoci. No. Automi di là. No, raga, drago, no, mi sono rotto i col... no. No. Ok, c'è un punto di grazia. No, raga, io drago non lo accetto. Mi sono rotto il cazzo dei draghi. Automi su automi. È ancora abbastanza presidiato questo posto. Ehi! È vero che c'è un punto di grazia, ma sembra promettere qualcosa di peggio. C'è tanto da esplorare qui intorno, eh. Dei bastardissimi insettini. Lapidi. Surprise, surprise. Entriamo da qua. Entrata cimiteriale. Cattedrale Manus Metir. Non ho il controllo del personaggio. Cioè, non ho le armi. Non ho controllo delle armi. Neanche degli sfinteri. Ho skippato. Ho skippato il punto di grazia. Aspettami, persona seduta sull'altare della vita e della morte. Aspettami, torno subito. Torno subito. Ci vediamo tra un attimo. Entrando al cimitero. Entrando al cimitero. Arrivo. Arrivo, ma faccio lunga, scusa. Quella mena. Mettiamoci a sedere sulla tazza del punto di grazia, va? Che cazzo? Cosa sta? Ma chi Cristina deve... Davvero per quella merdaccia? Fantocci! No, non così! Ma vai a zappare. Vivi. E lascia vivere. Ma guardate sta rottura di palle vivente. Mi detacca, ma quando te li sei inventati sti nemici? Pensavi di aver avuto una buona idea? Testa di libellula gigante, potremmo anche leggerla. Ah no, non c'è. Ok. Riposo. Manus Celes. E questa è Manus Metir. Quindi Ranni, se tanto mi dà tanto, questa è Narri. Scusate. E guardate le cose di tanti colori.
Che soddisfazione. Allora, vediamo di capirci. Vorrà pestarmi. Secondo me sì. Però no, perché non posso agitare le armi. Quindi è un mega PNG importantissimo. Che non lo devi uccidere neanche per sbaglio. Calma, calma, non ti voglio parlare subito. Preparati ad essere violata nei tuoi poligoni. Questi sono i momenti che mi piacciono. Questo sì che fa Dark Souls 2. Bene. Ora che hai perso ogni credibilità. È un uomo? Ymir. Welcome to Manus Meta. It is a pleasure to have you. In lands so forsaken as these. Chance encounters are precious indeed. Seeing that we have convened here on this day, allow me to mark the occasion with a modest offering. Collana incisa. Mappa delle rovine. Collana azzurra come su sottile pietra oblunga, lavorata dall'interno. Consente di suonare la campana appesa nelle rovine sacre. Ma non abbiamo sentito come il suono di una campana prima quando Michel ha fatto quella roba là? Fu il conte Ymir a dirlo. Il destino di chi suona la campana appesa sarà guidato dalle stelle. Vecchia mappa ormai spegne... Eh? Ah, là c'è la mano di Dio, le dita di Dio. Che dire? Non c'è però indicato nulla. Cioè, la posizione mappa, evidentemente, è questa. Però, andare qua, tipo. Non era una campana, ok. Adesso parliamo, do solo un'occhiata. Non posso agitare la spada qua. Avevo proprio paura che uno attaccasse. Ok. Ok, parliamo ancora. The map I gave you charts the site of a hallowed ruin. Okay. It is said that after sounding the hanging bell there, one's fate will be guided by the stars. I only wish to be of service, to help those who fight for their purpose. I'm not mistaken, am I? I can see it in your eyes. You are a fighter, are you not? Non sono tanto gli occhi, Vez, guarda come sono vestito. Is something the matter? I've given you a map to the hallow. You expect a lesson of me, do you? I know the feeling. Those with purple power. For truth. Truth. Make a knowledge. Rellana? Questo poi in realtà no. Il primo passo sul percorso conduce alla vera conoscenza della stregoneria. Sempre Raya Lucaria, Chi è indegno della maschera di pietra conclude qui la sua breve carriera alla stregoneria. Poi si sale. Falange di scintillama, questa l'abbiamo pure vista. Un arco scintillante difensore sopra testa che attacca immediatamente i missili. In questa maniera può essere utilizzata in movimento. Fu conferita ai cavalieri incantati cariani che combinano questa la loro abilità per tenere i missili sotto pressione attaccando con sequenza di lame stregoneri. Qua ancora di più, ce l'aveva anche questa rellana. Genera nel cielo una schiera difensiva numerosa. Rappresaglia cariana.
Arma segreta approntata dalla famiglia reale di Caria contro un eventuale tradimento dell'Accademia. Un giorno la Luna e le stelle avrebbero preso strade diverse. La Luna e le stelle hanno preso strade diverse, Rellana e Rennala. Mi viene proprio da dire. Rennala era la Luna, e Rellana... Però erano tutte e due la Luna. Non saprei. È una foschia di scendere... La curatrice della sala da studio è la massima esperta di questa stregoneria, che infatti porta il suo nome. Miriam. L'avevamo incontrata Miriam, era quella del gioco base. I too am a Glintstone sorcerer. We study the stars and examine the life therein. Are you familiar with our findings? Long ago we began. In origine eravamo un polvere di stelle generato da un'esplosione nei cieli remoti, il Big Bang. Siamo tutti figli della volontà superiore. Non trovi che sia straordinario, che sia sublime? Eppure nessuno riesce a coglierne le implicazioni. È geniale. Avete sentito cosa ha detto? The little boy. Attento dove metti i piedi. Relan era la luna gemella. Qui faremo fatto che la stregoneria ispirata alle stelle della Chiesa Lucaria scende pietra e si è separata da quella della luna della dinastia cariana. Ok, grazie del reminder. The little boy. Attento a dove metti i piedi, potresti far male al The Little Boy. Perché ho l'impressione che quando dicono così... Non ho controllo delle armi. Anche questa è zona sacra dove non posso... Sacra, dico io. Dove non posso usare le armi. The Little Boy. Perché quando sento dire The Little Boy mi immagino qualcosa di gigantesco? Ho l'impressione che The Little Boy non sia Little. O anche se è Little, sia molto cattivo. Esamina. Ehi, esamina. Ehi! Yuri, fanciullo adorato e anzitempo scomparso. Non ho capito che lapide fosse. Questa. Ed è solo questa la lapide che reca una scritta. Quindi è lui The Little Boy. Yuri. Questa è la tomba di Yuri. Non possiamo menare fendenti. Rolliamo sulla tomba di Yuri. Attento dove metti i piedi, potresti far male a The Little Boy. Che strano. Oh, ci sto camminando sopra. Hop. Yuri. Veramente Bloodborne, eh? Sì. Ma scusa qua. Yuri. Il gioco sta facendo dei gran salvataggi. Yuri lo sa che abbiamo camminato sulla sua tomba? Non è che tu adesso ci dici qualcosa? Secondo me no. Infatti. Yuri. Siamo qui per aiutarti, Yuri. No, Mad Basic ha fatto le manine. Mad Basic ha fatto le manine della disperazione! Ma è Sauron! I have no interest in small talk.
My only concerns are the concerns of Count Ymir, and you are not among them. Only, their Count Ymir's kindness is a gift. Should you cross him, you will sorely regret it. Be gone. Be gone. There is nothing more to... Ymir e Yuria. C'è una bella katana, Ah, you make you lie. Well, I hope that he behaved at least. The poor girl has overcome grave misfortune. Her tongue can be sharp at the best of times, but don't think that makes her a bad person. It's no surprise her little sister too has a heart of gold. Yuri. Yuri e la sorellina. Dei nomi. Ok, Yuri. Yuri. Little baby. Yolana, come cazzo si chiama? La sorellina. È tua sorella, Yuri, giusto? È un cazzo di fantasma, vero? Nascondete un segreto terrificante, vero? Vorrei la tua katana. Yuri! Yuri! Non calpestare il bambino. Fanciullo, però, adorato e anzitempo scomparso. Ah, sorella! Ma quali sorelle? Non si capisce un Cristo! È un fanciullo, infatti. Quindi, allora, Yolana ha una sorella di cui è molto affezionata. Yuri è un fanciullo. Lui ha detto il bambino, quindi il bambino sarà Yuri. Ho perso cognizione di qualunque cosa. Tutto ciò è in zone dove non posso estrarre la spada. Poi, sicuramente, se salto questo muretto, potrò. Ma non saprei. Che peso! Dov'eri? Qua. Molto figa! Ehi, a proposito. Mai disperare. Ma non ha nulla dentro, è vuota, è un essere vuoto come noi. Vai a zappare. E qui la spada può essere mulinata. Noi possiamo rollare, Yuri, non camminare sul bambino, potrebbe farsi male, Yuri, il bambino. Yolana, la sorella di Yolana, il porco. Oddio, aspettate. Cosa di scintipietra. Qua c'è un segreto, ci deve essere. Dai, non c'è un Cristo. Dai. Dai. Nulla. Che scesa. Di qua. Ma tanto qua c'è l'esterno, che cazzo dico. Ma Dio. Amarissimo. Yuri. Scintilastra, scintilastra, adesso, non avete capito. Riposo. Peso. Mappa. Conte Ymir, spada della notte Yolan. Cattedrale di Manus Metir. È qua. Altro ingresso al Supercastellone.
Oggi dove eravamo? Eravamo qui. Le rovine di Murt. Morto, chi te è morto? Sì, tanto, tanto Bloodborne. In realtà tu in questo percorso ovviamente non l'abbiamo fatto ancora. Io vi dico la verità, non ho capito. Cioè, ho capito ma non ho capito. Cosa devo fare? Non ditemelo. Domanda retorica. Forse è questo che non devo fare? Far cadere cose? Ah. Qui? Ah, non posso... Però rotolare posso. Questo retro, eh? Dove comunque un po' spancherezza. Ah, beh. Allora, fin lì, ok. Sì. I agree with you. La mappa che comunque non è che specifichi esattamente dove. Cioè, ti fa capire qual è la zona del mondo in cui andare. Poi, io presumo di andare dalle dita. Rileggiamo il fischietto. Vabbè, si vedrà poi la campana appesa alle rovine sacre. Ok. È vero, ha detto, stai attento a non schiacciare il bambino. Che cosa strana, vero? Potrei farlo dalla tomba, non l'ho fatto in effetti. Non ho saltato. Poi, dopo siamo spicci, eh. Non ci voglio passare l'eternità qui. No, ok. Quindi la mission da fare per loro è dove intendono mandarti. C'è poco da dire. Dalle dita, dalla baza. Un piccolo punto giallo. Sulla mappina, piccina. Immagino, perché qua non c'è un cazzo. Ma siamo seri? Sembra forse in mezzo al mare? No, si vede un cazzo, raga. Io non vedo punti gialli. Forse quello lì in mezzo al mare? Cioè, ve lo faccio vedere... Ah, sul polo, ok, no, perché a me sembrava che indicasse che ci potesse essere un punto giallo tipo qua. Da ste bande qua, quindi. Si capisce una fava, raga. Cioè, ci vuole il coraggio, eh. Punto giallo. Oh, vabbè. Oddio, vabbè. Ok. Ora. Ragioniamo. Chiuderei qua questa live, piena di progressi. Ma soprattutto, ancora una volta, piena di possibilità che si sono dischiuse al buon Simon. Nel senso che, di mappa, noi abbiamo sicuramente il Legacy qua. Ed entrerei dalla porta principale, ma sarebbe molto interessante vedere cosa succede a provare a entrare da qua. Molto interessante. La mission che ci hanno dato dalle dita, il mistero del fatto che ci siano altre dita anche qua, a voler essere onesti. E in realtà, e poi vabbè, i dungeon lasciati indietro sono abbastanza un frega, c'è sempre un drago da andare ad ammazzare, un dubaron. E poi Michela, è qui che Michela fa, scusate, visto che è un teletrasporto, mi vorrei togliere un dubbio pesissimo. Falso finale.
Attesissimo. Siamo letteralmente seguendo i passi di Michela. Sarcofagi di pietra. Sono tutti sarcofagi quelli, si capiva in effetti. Esseri giganteschi, immensi, dei, semidei, famiglie reali, bazzissime, giganti, arcani, draghi, no, draghi no. Tocca la grazia, pesissimo. Pesissimo. Ma raga, ma tipo. Faglia dei sarcofagi di pietra. Chiaramente si va di là. Esatto, il Papa Buono, esattamente. Scusate, una faccia. Oh, un bivio. Nel momento in cui decido di fare qualcosa c'è un bivio, mi viene voglia di bestemmiare. Salgo, visto che tanto sarà tutto a scendere. Non dimentichiamoci che è comunque un pustazzo. Non è loccabile. Io non posso loccarti. Quindi sei un NPC. Questo nemico non è loccabile. Cioè, io non ho parole. Gigante là, eh. Gigante con arma... stronzoide. Come essere Michele? Il non nulla. Però qua secondo me a cavallo. Non posso, ma anche a piedi. 10-9-8. 10-9-8. Wow! Molto Super Mario. Ok. Ehi! Ma perché perdere tempo con voi? Perché lo sto facendo? Ma chi me lo fa fare? Levati. Prendo il mio oggetto e me lo levo dalle balle. Coagulo di putrescenza. Oh mamma, ho seguito i coaguli e sono finito nel mondo dei coaguli. Oh mio Dio. Non era previsto. Come sempre è andato tutto. Addio. È andato tutto in vacca, ragazzi. Ecco, tu non fare tanto lo splendido, eh. Ok, c'è una piccola divagazione. Oh, ehi. Beh, uccidiamoti. Aspetta, però devo fare un saltino. Onesto. Bene. È tutto un po' scombiccherato. Aspettate, noi in teoria saremmo dovuti arrivare di qua, credo. Ipotizzo. Ah, sì, praticamente, sì, ok. Tutte le strade portano a Roma, perfetto. Bene! Upp. Cazzarola, vabbè, sentite, siamo in ballo, balliamo, eh. Una bella musica. Bah, ciao! Alla fine sono dei gran giganti, dai. Gigantozzi. Giganti che si gestiscono. Dei ben. Idetaka, sei sempre tu. Le San parlò. Ok. Te non hai cagato la mossa, proprio. Te ne hai fregato niente che arrivano gli invasori. Ho sbagliato la direzione del colpo, non importa. Cioè, hai capito? Stiamo attenti a non sprecare troppissimo. Ok. Tu invece ti sei triggerato. Molto bene. Brutta notizia questa. Guardate come hanno perso l'aggro. Ridicoli. Ridicoli. D'attacca, non sai neanche tu quello che stai facendo. Però questa variazione di stato mi è nuova. Non è che pietrifica, no? Ok. Venite una alla volta come...
sapete fare solo voi? Un, due, tre, muori. L'altro, l'altro. Il prossimo, il prossimo. Venimo. È che non ha tanta stance, tanta stabilità, o come cacchio si chiamerà in questo gioco. Meglio bere questa, perché poi me la ridanno. Ragazzi, una croce di Michela. Il sonno. Ok, grazie. C'è una croce di Michela la più fresca fresca che possiamo immaginare. Questa l'ha appena fatta, eh. Questa Michela l'ha appena fatta. È di giornata, eh. Croce di Michela di giornata. Ammazziamo un po' di giganti, va là. Metti che ci sono degli oggettini. Metti. Figurati se non c'era uno stronzoide. C'è quasi sempre il reposter regalato. Sì, è una cagata. Sì. Simon è diventato grossino. No, attenzione. Attenzione, non voglio cadere come prima. E probabilmente il prossimo andare avanti sarà una caduta improvvisa. Quindi non mi voglio sporgere. Sto facendo piazza pulita perché poi voglio leggere con calma la croce di Michela. Molto affascinante, molto affascinante. Molto affascinante. Facciamo fuori i due stronzilli là sopra che sicuramente hanno un oggettino. Questo me lo prendo nel culo. Ok, lui è morto. Ok. Non ho guardato indietro, tutto adesso mi frega. Prima la lore dell'ombra fantasmosa. Qualcuno ci aiuti, oh mio Dio, oh mio Dio. Gentil Michela. Vedo che hai gettato ciò che avresti dovuto eliminare. Per nessun motivo. Eh? Come potrai offrire salvezza a chi non può essere salvato? Se non hai saputo salvare neppure l'altra parte di te. Malenia? Tra le altre cose... Ah, hai gettato ciò che non avresti dovuto eliminare. Per nessun motivo. Secondo me è Malenia che non ha salvato. Ma, cioè, questo tizio è morto e diventato fantasma tipo in poche ore, perché è passata di qui poche ore fa. Quindi la gestione della contemporaneità, poi From non è abituata. Cose troppo complicate per i nostri amici di From. Andiamo qua. Molto bene. Cosa? Qui abbandono il mio amore. Wow. Uno si dovrebbe segnare una dopo l'altra le scritte delle varie croci nell'ordine. Non dormirò perché non mi voglio riempire di giganti, ma a dire la verità non abbiamo perso nulla, possiamo semplicemente andare avanti. Ma sembra che ci possa essere un passaggio. Gentil Michela, vedo che hai gettato ciò che non avresti dovuto eliminare, cioè l'amore. Per nessun motivo. Come potrai offrire salvezza a chi non può essere salvato se non hai saputo salvare neppure l'altra parte di te? Rinuncia, è come se Michela si liberasse del fardello di Malenia, forse, e decidesse sti cazzi, vado avanti lo stesso. Me la sono un po' immaginata così, però è un po' stranina, quindi è plausibile che non sia esattamente così. Peso. Molto peso. Là si prosegue. Uno scorpione. Mi affaccio. Ma che scorpioni? Sono gli uccelli della fellazio. Vabbè. Le botte che prenderemo. Davvero non si riesce a interagire con questa mega sarcofago che sicuramente, cioè normalmente dovrebbe detenere degli oggetti, direi proprio di no, eh. Non mi far cadere, Detak.
La risposta è no. Non c'è un cazzo, comunque. Però questo è un sorprendente, sorprendente passaggio. Raga, sto skippando, sto facendo solo, tanto abbiamo preso il punto di grazia. Questa è una lateralità, mi sa. Ehi. Ehi, 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 ehi. Amico uligano. Dove mi stai portando? Una sorta di strada laterale per fare la stessa cosa. Io anche se vai come un uccello becchini, sto anche bene lo stesso, quindi non, quello non mi frega nulla. Ovviamente l'unico pensiero è avidamente agli oggetti. Ma io se casco qua mi ammazza. O forse no. Idetak. Guardate il piedino di Simon. Simon. Tanto si è deciso di farmi morire. Ok, non muoio. Qua c'è tutto un passaggino, eh. Il discorso degli NPC è molto vero, è molto molto vero. Ma tanto non ho mica intenzione di andare avanti, nel senso di andare avanti. Davvero. Sto solo cazzeggiando adesso. Stiamo praticamente per chiudere la live di oggi. Ma... ah, una grotta, porca miseria. No, un oggetto, non è vita questa. Guardate. E io come Cristina d'Avena... No, salta! Non ha funzionato il pulsante... Ma che gioco buggato, cazzo! Non ha funzionato il pulsante del salto, ma che cazzo è? Ok. Vabbè, l'anima per una convalare sepolcrale 6 di cui non mi fregava e non mi frega un cazzo, ok. Mamma mia, quanto sei telefonato, hai detto, ah, quando fai così... oggetto da leggere, spada di Santa Trina! Santa Trina, la latrina dei Vets, ok. Scusate, devo una mia faccia. Dai, veramente ti attacca. Veramente mi ammazzi così. Che pazienza. Vabbè, lo accetto. Intanto lo uccidiamo. Germoglio sanguinettare, come si diceva. Ah, sto proprio andando avanti. Ah, sto proprio andando avanti, però voglio leggere. Aspettate. Bellissimo. Spada d'argento di Santa Trina. Ora macchiata da un intenso color lavanda, infligge sonno eterno. Quando Santa Trina fu abbandonata... le flebili foschie violacee si condensarono a formare una nube tossica di un greve color porpora. Abilità unica, foschie del sonno. Lo sapevo, dovevo saperlo, colpa mia. Anche questa gag la stiamo facendo da Dark Souls 1. E vi ricordate col tizio che poi era un vendor, quello con l'armatura tutta strana? Che poi è realmente esistita nel Medioevo, insomma avete capito di chi sto parlando. Che stavamo parlando, è arrivato il tizio, poi mi sono dovuto far perdonare per averlo ucciso. O forse lui per aver ucciso me. Vabbè, io sti due tizi non li ammazzo, che mi frega di ammazzare questi due stronzi? Non siamo a questi livelli. Chi se ne fotte, vado. Santa Trina, ma... so che, credo che il buon maestro mi abbia anche rinfrescato la memoria, ma non me la ricordo. Cioè, me la ricordo di nome, certamente, ma chi cazzo fosse Santa Trina veramente, è poco. Quindi, se volete scrivere in chat, ma sai, Santa Trina, quella, io ci sto. Perché forse è proprio il momento di un reminder su Santa Trina. Sarà un'amica degli albinauri, facile. Ok. Arriviamo al prossimo punto di grazia.
potrei avere... Ma sai che mi hai rotto il cazzo? Ok, potrei aver sottovalutato la difficoltà di questa missione. Quante palle. È ben ben brutto. Palle everywhere. Siamo pronti a lasciare, ragazzi. Rido, ma lo farò. Che due coglioni. Che nemico del cacchio. No! Sono morto. Pezzo di merda. Che momento. Che momento solsiano. No. Sono bombe. Sono bombe. Ma do cazzo va. Ho sbagliato strada. Te posso. Ho un problema. Come cazzo salgo? Ma poi chi vuole salire? Io non voglio salire. Sto muovendo tutto con il retro del dito indice, voi lo sapete. È in questi momenti che le cose si fanno veramente dure. Ma è proprio te che volevo vedere, guarda. Vaffancubo. Ok, ora dobbiamo... Bella telecamera, complimenti. Complimenti alla telecamera. Mi vergognerei dopo tanti anni a fare una roba del genere. Ok, là c'è l'altro stronzo che dobbiamo battere. Prima prendiamo il giglio di Santa Trina. Cioè il germoglio sanguinettere, ovviamente. Lo sapevo. Ma l'ho presa? Sì. Sei solo tu? Si fa per dire. È diventato uno strisciatore col cazzo. Ho molto bisogno di quel... Ne mi ha fatta di strada. Ho molto bisogno di quel benedetto punto di grazia. Grazia di punto. Muovi il culo, Simon! Eccolo, bravo Hidetaka! Quando fai così mi piaci. Ma in realtà è Tony Mura. No, Tony Mura sono le cose brutte. Le cose belle è Hidetaka. Incredibile. Ho dovuto fargli un complimento. Ok. Ok, che bella cosa. Che bella cosa non doverlo rifare. Però morire adesso. Immagina morire adesso. Le bestemmie. Ok. Bene. Bello, questo è un progresso importante. Punto di sosta della faglia. Sarebbe bello avercelo un po' mappata, però come possiamo vedere... Croce di Michela... Ok. Bene ragazzi, molto, molto bene. Stiamo iniziando a venire a capo di un po' di cose. Abbiamo skippato, ci sono ancora secondo me un paio di legacy, più posti delle dita, più due dungeon sotterranei, più il dragone finale, più, però stiamo iniziando a capirci qualcosa. Molto bene, sono contento. Ragazzuoli, domani alle ore 18, qui su Wesa Twitch.
non mancate. Grazie mille per aver seguito.